c'è una nuova dimora per tutti gli sportivi di Fermo, Sport Cash. Non solo centro scommesse sportive Sisal, ma anche bar, sala slot, videolotteri e tutto il calcio in diretta TV. Fai la giocata giusta. Qualunque sia la tua squadra del cuore, Sport Cash ti aspetta tutti i giorni a Fermo nei rinnovati locali di Via Spontini, zona Viale Trento. Dopo una breve interruzione, con il ritorno della Fermana al successo, alla vittoria, in particolar modo va avanti in Coppa Italia. Ospiti oggi abbiamo i due nuovi giocatori, gli ultimi due arrivati della Fermana, cioè Nicolò Bacchiocchi, classe 1991, e Francesco De Rosa, difensore, classe 83. Nicolò Bacchiocchi è centrocampista. L'ultimissimo arrivato, da pochissime settimane, ha esordito a Montegranaro esattamente un mese fa, è Francesco De Rosa, il difensore. E poi abbiamo, come al solito, il nostro amico Manfredo Merli. Allora, iniziamo subito con i protagonisti, che sono i due giocatori. Allora, Nicolò Bacchiocchi, sei arrivato ormai da quasi tre mesi alla Fermana. Il tuo arrivo ha coinciso non solo con l'arrivo, col cambio dell'allenatore, ma anche con la ripresa della Fermana dei successi, dei buoni risultati in campionato, anche se in campionato c'è ancora un po' di alternanza dei risultati, ma soprattutto in Coppa Italia, dove la Fermana sta assaporando l'arrivo alle semifinali. Ora ai quarti di finale ha vinto fuori casa con il San Donato, quindi ha ipotecato il passaggio di turno. Siamo quasi al penultimo turno della Coppa Italia nazionale, che può portare alla promozione in Serie D, quella promozione che per ora in campionato sembra molto lontana, visto che la Fermana si trova a ben 13 punti di distacco dalla seconda in classifica. Allora, Nicolò Bacchiocchi, qual è la tua impressione su questa presenza qui a Fermo da tre mesi? E tu vieni da categorie superiori, perché hai fatto la Serie C2 o Lega Pro con la Sant'Arcangiolese, hai vinto un campionato di Serie D l'anno prima, e poi in precedenza hai fatto tutto il settore giovanile nel Cesena in Serie A e B, quindi hai visto calcio a livelli professionistici molto più elevati di questa eccellenza. Questi tre mesi sono stato molto bene, sono contento di essere venuto qui a dare il mio contributo per cercare di realizzare, di cercare di andare in Serie D tramite o Coppa Italia o playoff, anche se ancora non siamo dentro i playoff, però dobbiamo recuperare un punto dalla terza, che è il Montegranaro. Abbiamo quattro partite, dobbiamo cercare di vincere tutte, e sperando che loro ne perdano qualcuno, visto che c'è anche lo scontro diretto tra Biasonazzaro e Montegranaro, quindi probabilmente una delle due qualche punto ne perderà. Infatti non è ancora chiuso il discorso dell'aggancio ai playoff, perché la Fermana è a 10 punti dalla terza in classifica, che è appunto il Montegranaro, e 14 dalla seconda, la Biagio-Nazzaro. Come dicevi tu, c'è lo scontro diretto, quindi c'è possibilità di accorciare le distanze, sempre che la Fermana ovviamente faccia risultato pieno. Mancano solo 4 giornate, quindi ovviamente non è più possibile fare alcun passo falso. Ricordiamo la regola, che se ci sono 10 punti di distacco o più tra la seconda e la quinta, e i playoff non si disputano. In questo momento, tra la seconda, che è la Biagio-Nazzaro, e la quinta, che è la Forsempronese, ci sono 14 punti di distacco, quindi è necessario ovviamente che questo distacco venga colmato. Ripetiamo, ci sono 4 partite a disposizione, e la truppa di Mister De Angelis farà il possibile per accorciare questo distacco, sempre tenendo bene la concentrazione sulla Coppa Italia, che in questo momento sembra la strada più rapida e veloce per andare in categoria superiore. Ultimissimo arrivo, quello di De Rosa, un mese fa, esordito proprio a Montegranaro, tesserato il venerdì sera dopo una sola ora di allenamento con la Fermana, e sabato pomeriggio, nell'anticipo di campionato, è stato gettato nella mischia. È proprio il caso di parlare di mischia, visto che sembrava più una partita di rugby che di calcio, visto che si giocò in un mare di fango. Nonostante questo, De Rosa ha fatto la sua ottima parte e sicuramente ha contribuito alle 4 vittorie consecutive che la Fermana ha conquistato in quella fase di campionato. Sì, a Montegranaro è stato un po' tutto di fretta, però abbiamo fatto un'ottima partita, ottima impressione la squadra, fortunatamente sono arrivati anche i risultati, grazie anche comunque a tutto il gruppo, perché comunque, ripeto, giocare con giocatori tipo Cudini, Bolzan, è tutto molto più facile. Cristiano, speriamo di recuperarlo, con Perra, quindi poi mi sono trovato proprio con tutti i risultati positivi.
E speriamo adesso di fare bene in Coppa, anche se leggo e qualcuno dice che vincendo lì a San Donato abbiamo quasi passato il turno. Io penso che le partite vanno giocate, quindi spero che mercoledì sera lo possiamo dire, almeno a cose fatte. Sicuramente la medicina migliore per passare il turno è che l'allenatore faccia finta, cioè vi convinca di far finta che non abbiate vinto a San Donato ma pareggiato o perso, e quindi scendere in campo mercoledì prossimo, il 3 aprile, con la mentalità di chi deve ancora passare il turno. Come vedete, oggi siamo ospiti di una location diversa. Questo è l'outlet di Giorgio Fabiani, calzaturificio di Fermo, si trova a San Marco le Paludi. Giorgio Fabiani, come tutti sanno, è lo sponsor principale della Fermana ed è anche socio della società gialloblu. Quindi oggi ringraziamo Giorgio Fabiani che ci ha ospitato nel suo elegantissimo e ben fornito outlet. Ora passiamo la parola a Manfredo Merli, tifoso e commentatore sportivo. Allora, come spieghi questa difficoltà, questa differenza di cammino della Fermana? Difficoltà in campionato e alternanza di risultati, invece in Coppa Italia, nonostante tutto, la Fermana riesce sempre a centrare ad ogni partito il risultato. Beh, sicuramente il campionato è sempre molto difficile fare risultati, perché purtroppo tutti partono per vincere il campionato, però solo una squadra riesce a raggiungere, mentre noi che abbiamo una squadra un po' attempata, chiamiamola così, trovare la concentrazione per una partita infrasettimanale, chiaramente stiamo pagando un prezzo molto salato in campionato. Noi in campionato abbiamo anche battuto l'ultima partita, che ho visto quella col Coridonia, primo tempo bello, secondo tempo un po' bruttino. Non ho visto il successo che hanno fatto in Coppa, spero che il 3 qui affermo veramente quello che dicevi tu Paolo, di avere una squadra concentrata, perché quando si pensa che il risultato sia raggiunto, le brutte sorprese sono sempre dietro l'angolo. Oh, il San Donato, chi ha visto la partita in Toscana, è una squadra più giovane come età media della Fermana, che corre molto, quindi punta molto sull'aspetto agonistico, quindi fanno delle loro armi la velocità e poi quel campetto, se si può definire tale, molto stretto e piccolo dove giocano in campionato. Nonostante questo, queste due armi non sono servite perché la Fermana è riuscita a vincere e ora si giocherà invece a Fermo su un campo che è completamente diverso, è molto grande, molto più grande del loro, almeno la metà, è un terreno di gioco quasi perfetto, quindi spazi larghi dove loro in teoria dovrebbero non trovarsi avvantaggiati ma in difficoltà. Come vedi questa differenza di location? Allora, il problema è questo: da quelle notizie che io ho mi dicono che questa è una squadra molto tecnica, che ha fatto un primo tempo ad alto livello. Perciò, trovandosi a Fermo su un campo grande, l'unica cosa che lo potremmo trovare in difficoltà è il discorso del secondo tempo. Ma il primo tempo loro, con una squadra tecnica, veloce e giovani, potrebbero avere vantaggio da un campo grande. Mentre nel secondo tempo mi dicono che atleticamente e fisicamente sono mancati proprio. Nel secondo tempo sono scesi, perché un campo, venendo a Fermo in un campo grande, potrebbero trovare difficoltà, ma le difficoltà sono dietro l'angolo. Ogni partita, purtroppo le partite oggi si decidono con episodi, e questi speriamo di averli a favore. Questo. In le tre partite chiave della Coppa Italia sono state la partita di ritorno a Grottammare nei quarti di finale con la vittoria, gol di Bolza nel secondo tempo supplementare, poi ovviamente la vittoria nella finale regionale col Matelica, anche lì gol nei tempi supplementari, e poi questa partita di San Donato che sembrava molto difficile, invece è arrivato il gol di Gentile, un po' episodico perché il portiere lì forse pensava un cross e quindi è stato sorpreso, ma comunque va dato merito e adito a Gentile di aver provato questa conclusione, che ha piegato le mani al portiere e ha fatto fare questa brutta figura al portiere del San Donato, e con il secondo gol, che sicuramente pesa molto essendo il secondo gol in trasferta. Quindi, come dicevi tu, le altre squadre scendono come tenuta atletica nella ripresa, invece la Fermana, segnando sempre questi gol decisivi alla fine, dimostra una buona tenuta atletica ma forse anche una ottima tenuta mentale. Sì, sicuramente la partita più bella è stata quella di Grottammare,
Quella è stata una vittoria voluta dai ragazzi, poi non nella squadra completa, ma con una squadra molte assenze. E questo ci ha dato lo sprint per affrontare anche col Matelica, bellissimo il gol di Attadia di testa. È stata una domenica stupenda quella vittoria a Chiaravalle. Il discorso della Coppa, purtroppo il calcio è dei episodi e bisognerà trovarsi in piena forma in questo periodo. Il campionato siamo un po' lontani per i playoff. E poi una considerazione, i playoff noi andiamo a affrontare squadre che stanno dal quinto posto in giù in diversi gironi. Qui siamo rimasti a 4 partite. Un po' di determinazione, un po' di fortuna che per questa volta speriamo che giri verso i colori giallo-blu, ci portano a sperare veramente di arrivare in finale e di portare questa squadra in interregionale, che è la categoria che merita il pubblico, la società e i giocatori. Come minimo merita l'interregionale, perché negli ultimi 15 anni, 20, siamo stati abituati un po' male, forse con tanta Serie C1 e anche la Serie B. Allora, nelle prossime settimane, dopo Pasqua, dopo questo salutare riposo, perché con tutti gli infortunati che aveva la Fermana, questi 10 giorni di riposo, anzi 15 diciamo, consecutivo, servono, sono veramente utili. Dal 3 aprile si ricomincia e si giocherà tutti i mercoledì, ovviamente sempre sperando che la Fermana passi il turno di Coppa, quindi si giocherebbe mercoledì 3 il ritorno a Fermo in San Donato, poi mercoledì 7 e mercoledì 10 aprile si giocano le semifinali. Se è la Fermana a passarli, sarà con il Pro Settimo Endeuro, che è una società di vicino Torino, settimo torinese. E poi la finale nazionale si giocherebbe a Roma il mercoledì successivo, cioè il 24 aprile, contro la vincente di Cerignola contro Casalin Contrada. Mi sembra sono queste due le altre squadre ancora in gioco. Casalin Contrada è una squadra abruzzese in cui milita il nostro ex attaccante Manno. Cerignola è una squadra in cui non conosciamo nessuno, però la Fermana la incontrò molte volte in interregionale tantissimi anni fa, negli anni 80 capitò di essere inseriti per alcuni anni, mi sembra tra l'86 e l'89, per 3 anni consecutivi sicuramente nel girone pugliese, e avevamo tutte le squadre pugliesi tra cui c'era questo Cerignola. Ora chiediamo a Bacchiocchi, tutti questi impegni, oltre a questi mercoledì, si gioca anche la domenica, quindi sembra quasi una squadra professionistica che gioca in campionato e in Champions. Quali effetti può avere sulla preparazione e sull'impegno dei giocatori? Ma sicuramente adesso abbiamo una settimana, abbiamo 10 giorni per lavorare intensamente, per mettere chilometri nelle gambe, per poter affrontare questo Tour de Force di 8 partite in 20 giorni, 24 giorni. Cercheremo di dare tutto il possibile per far tutte le 8 partite e passare quindi sia mercoledì col San Donato, che sarà una partita sicuramente difficile, perché se pensiamo che siamo già passati potremo avere delle brutte sorprese, e dobbiamo pensare che la partita è come se all'andata avessimo perso o pareggiato, e quindi entrare in campo per vincere e fare il risultato. Poi le partite di campionato le dovremmo vincere anche quelle tutte per rientrare nel terreno playoff. Inoltre le semifinali e l'eventuale finale sono partite secche, quindi sono difficili da affrontare, non bisogna sbagliare niente, soprattutto gli episodi sono quelli che faranno la differenza. Già è successo peraltro a San Donato in Poggio in Toscana, dove è stato vinto per 2-1 con questo secondo gol, diciamo, un po' cercato, un po' episodico. Tu eri presente lì, quindi, anzi voi due eravate presenti lì, siete testimoni oculari. Diceva Manfredo Melli che ci è stato riferito che questa squadra, il San Donato, è una squadra piuttosto tecnica e che gioca anche in velocità. Qual è la vostra impressione, visto che l'avete vista da vicino? Ma sicuramente è una squadra tecnica che vuole giocare a calcio, visto anche il terreno come era, in che condizioni era, hanno comunque provato a giocare. Penso che quando verranno qua sicuramente potranno metterci in difficoltà quando giocheranno a pallaterra, però il campo qua è molto più grande, quindi potrebbero anche soffrire alla lunga delle dimensioni del campo. Comunque se noi entreremo in campo con la testa giusta e certi di poter fare risultato, sarà difficile anche per loro ribaltare il risultato, perché un 2-1 in trasferta è un gran bel risultato.
Sì, per quanto riguarda il San Donato, cioè, a me ha fatto un'ottima impressione, anche perché su un campo impraticabile comunque si abbassava col centrocampista centrale, cercava di giocare nonostante il campo era in pessime condizioni, quindi io non ci credo tanto alle cose campo stretto, campo lungo. Io dico, se la squadra cede, brava tecnicamente, magari su un campo più largo può anche avere i suoi vantaggi. Io dico cioè anche noi non siamo da meno, alla fine daremo filo da torce, perché comunque alla fine vogliamo vincere la partita, si parte da 0-0 cancellando il 2-1 lì, che poi servirà dopo il 90esimo, però noi in campo cercheremo di scendere per vincere come facciamo sempre. Dal tuo curriculum si evince che tu hai una grossissima esperienza di categorie dilettantistiche, Serie D ed Eccellenza, poi in posti abbastanza caldi, diciamo, dove si scherza poco. Tu hai giocato in Serie D a Nola, in Campania, Ariano Irpino, Campania, che tra l'altro è la città da cui veniva l'arbitro della partita di andata di Coppa Italia a San Donato, Favara in Serie D, Baronissi, Eccellenza Calabria, credo sia, con Campania, Lauria in Serie D. Poi sei salito al Nord Italia dopo tutta questa lunga carriera in Campania. Quali sono le altre due? Cicciano e Baiano, che sono sempre Eccellenza. Cicciano e Baiano, Eccellenza Campania. Dopo tutto questo curriculum in Campania, che è poi la tua regione di origine, credo, sì, no? Sì, sì, sì. Napoli proprio, tu sei napoletano, c'è la Copparese, Eccellenza Romagna, poi Luanesi San Francesco, Eccellenza Liguria, Correggese, Eccellenza Emilia Romagna. Quindi tu hai una lunga esperienza di questi campionati dilettantistici, ormai è già un mese che stai qui, anzi hai giocato più di 6-7 partite, compresa la Coppa Italia, in queste 6 settimane, 5-6 settimane che stai qui nelle Marche. Come vedi questo campionato di Eccellenza Marche? No, cioè, sicuramente molto livellato, ci sono squadre che comunque giocano a calcio e comunque ogni partita è difficile, l'abbiamo vista poche settimane fa contro l'ultima in classifica, il Cingoli, che magari doveva essere una squadra che dovevamo stravincere, invece è stato abbiamo fatto una partita sì che potevamo fare 7-8 gol, però magari abbiamo vinto 1-0 e abbiamo avuto anche qualche difficoltà grazie poi al gol di Pirro. E niente, noi anche in campionato mancano 4 partite, cercheremo sempre di vincere e cercare almeno di arrivare anche ai playoff, magari oltre alla Coppa Italia ci possiamo agganciare la D tramite playoff, perché poi alla fine, quando si può arrivare anche alla fine, la stanchezza, se si vince, viene eliminata. Quindi io credo anche nei playoff, perché poi dopo, una volta che ci siamo, ce li giochiamo anche lì. Da non sottovalutare, secondo me. Allora Manfredo, la Fermana arriva ai quarti di finale con odore di semifinali di Coppa Italia, il risultato più alto mai raggiunto in questi 6 anni di campionati dilettantistici, proprio nell'anno in cui la situazione societaria è stata maggiormente turbolenta, con maggiori problemi e clamorosamente un cambio di gestione in corsa a ottobre, con tutte le vicende che conosciamo, l'addio di Bocchicchio, questa gestione un po', diciamo, criticata, sembrata un po' sui generis, poi l'arrivo di questa nuova gestione di Rogan con Corradi, Lindo Galletti, Romanella e l'apporto anche di Fabiani come sponsor e socio. Ecco, nonostante tutti questi problemi, nonostante che la squadra sia stata stravolta, perché la squadra che sta andando adesso avanti in Coppa Italia è abbastanza diversa rispetto a quella che ha conquistato la Coppa Italia nelle girone di andata, ecco, appunto, nonostante questo la Fermana va avanti. Qual è il filo conduttore di questo campionato nonostante tutti questi problemi? Per me il filo conduttore è sicuramente il discorso che ci abbiamo un settore giovanile veramente forte, ci abbiamo ricambi, perché la differenza dei due under a confronto delle altre squadre, noi già abbiamo un parco under veramente valido. Il fatto della società, purtroppo, finché non avviene il passaggio, che è una cosa che dovrebbero fare immediatamente, c'è anche il discorso che va tolto il campo ai toscani, perché per il prossimo futuro, nell'anno prossimo, se i toscani ancora gestiscono il campo Recchioni, potrebbero crearci dei seri problemi. Speriamo di trovare la soluzione economica della squadra e della società. Per il fatto dei giocatori, noi ci abbiamo veramente, quest'anno io l'ho detto a inizio campionato, abbiamo un settore giovanile, un ricambio di ragazzi che vengono chiamati ogni volta che vengono impegnati
in prima squadra danno tutto. Devo fare un elogio veramente, perché il futuro è solo nel settore giovanile, perché in un altro anno, se dovessimo arrivare sicuramente in interregionale, ci sono 4 under, e avere un settore giovanile forte dà tranquillità e sicurezza per il futuro. Senti, un filo conduttore non è anche dato dal tifo e dal pubblico che ha sempre seguito questa squadra e che anche in Toscana, in condizioni difficili, i tifosi sono dovuti tornare 2 volte per fare 800 chilometri, un pubblico che sicuramente ha dato forza alla squadra in tantissime circostanze, anche in queste partite di Coppa, spesso giocate lontane in condizioni difficili, mercoledì sera. Ma sicuramente, oltretutto adesso ci aspetta una trasferta lunghissima di 7-8 ore di pullman in Piemonte, in settimo. Speriamo, ormai ci crediamo, non è che ce la giochiamo, però se dovessimo arrivare fino a su, i tifosi sono stati sempre eccezionali, una tifoseria di categoria superiore sicuramente, e poi una tranquillità. Ci abbiamo qualche multa un po' pesante, tipo quella di Chiaravalle, 1200 euro, l'ultima mi sembra 400 euro, qualche multa, però chi ha una tifoseria così paga le multe, però già di riscontro che i giocatori sentono veramente che hanno il 12° giocatore in campo, che sono i ragazzi che dal primo all'ultimo minuto incita sempre la squadra senza criticarla mai. Se qualche critica arriva dalla tribuna, arriva sempre a fine partita con qualche... Ma noi fermani siamo fatti così, lo sappiamo, ci abbiamo sempre quel senso, vorremmo sempre di più, perché dicevi giustamente che abbiamo fatto la Serie B, 10 anni di C1, lì abbiamo sognato, e adesso un po' ci è rimasto quel palato fine che ci porta a dire ma si poteva far meglio, si poteva fare altre scelte, però questa è una piazza dove i giocatori trovano gli stimoli giusti per venire fuori e per realizzare anche i loro sogni, perché qui ci sono dei giocatori che un altro anno potrebbero trovare veramente spazio in C2. Giriamo la stessa domanda ai due giocatori, a parte Bacchiocchi che ha giocato tra i professionisti in C2 e col Cesena, dove quindi chiaramente è più abituato a palcoscenici e un pubblico maggiore, lo chiederemo poi anche a De Rosa, che ha giocato invece quasi sempre in squadre di Serie D ed eccellenza, e chiedere se questo pubblico di Fermo è diverso da quello che lui ha avuto in tutte le altre squadre. Cominciamo con Bacchiocchi. Ma sinceramente non è che ho giocato, cioè nei professionisti a Sant'Arcangelo non è che aveva tanti tifosi, a Cesena ho fatto le giovanili, quindi sì, il tifo era... In prima squadra il tifo era grosso, però non è che alle partite a cui partecipavo io c'erano i tifosi. Qui a Fermo sicuramente sia la storia sia la piazza è una piazza importante, sicuramente più tifosi vengono allo stadio, sicuramente la squadra ne giova e viene caricata anche da loro, quindi più ci sono meglio è anche per la squadra. Beh, io avendo fatto un po' tante squadre del sud, prima ho dimenticato di citare una squadra calabrese, Palmi, che sarebbe una palmese, che era caldissima, diciamo, oltre al clima era, cioè diciamo vivevano di calcio, non dico come Fermo che negli ultimi anni ha fatto sempre B e C, però era una piazza dove c'erano sempre 700-800 persone, venivano agli allenamenti, si facevano sentire, e quindi era una piazza calda come Nola, che ha avuto trascorsi penso simile alla Fermana, e c'era tipo un tifo organizzato, venivano in trasferta sempre. Personalmente per i giocatori, cioè per i giocatori in generale e personalmente, è solo una forza in più, mi carica sapere che ci sono tanti ragazzi che vengono, tanti tifosi che vengono allo stadio e che vogliono che vinciamo. E quindi secondo me è una forza in più, anzi spero che mercoledì 3 aprile spero di avere una cornice di pubblico che magari ci aiuta a vincere anche quest'altra partita in casa, nonostante sia la partita dei 15,
però si hanno fatto il sacrificio di venire lì a San Donato, un piccolo sforzo per venire a Fermo, visto che giochiamo in casa, sarebbe molto più bello, magari alla fine festeggiare con una bella cornice di pubblico, lo spero, anzi lo speriamo. Speriamo. Sì, la partita di ritorno di Coppa Italia si giocherà mercoledì 3 aprile a Fermo contro il San Donato Tavernelle alle ore 15, salvo che la Fermana non chieda e ottenga dalla squadra avversaria il posticipo alle 18 o alle 20:30, ma sarà difficile che la squadra avversaria prenda qualsiasi decisione che possa avvantaggiare la Fermana, perché avendo ovviamente più pubblico ci sarebbe un piccolo vantaggio. E tu che dici, il San Donato accetterà un eventuale spostamento? Non credo. Io non credo proprio, perché loro già arrivano il giorno avanti, già la notte, la trasferta ha dei costi sicuramente. Poi dopo giocare alle 6 o alle 8, per loro il rientro sarebbero alle 4 della mattina, in piena notte. La trasferta, noi siamo riusciti sempre a fare la notturna, io ricordo quella con la San Benedettese, perché a 30 km il rientro era uguale, perciò non comportava. Purtroppo io penso che la notturna quest'anno non la vedremo, perché se poi anche dovessimo passare il turno, no, settimo torinese, non penso che ci faccia la notturna con 8 ore di pullman, non credo proprio. Speriamo bene, però questi orari purtroppo è più facile, come è stato col Grottamare, fare la notturna, perché trasferti di 20, 25, 30 chilometri. Io ricordo con tanta passione quella partita, perché ho visto una determinazione nei giocatori. Poi eravamo rimasti in 10 ai tempi supplementari, è stata una vittoria che è valsa quasi un campionato. Senti Manfredo, la ripresa della Fermana in questa fase dell'anno nuovo è coincisa con l'arrivo del nuovo allenatore, cioè il ritorno, anzi per meglio dire, di De Angelis. Pensi che De Angelis abbia dato benefici maggiori alla squadra dal punto di vista tecnico o tattico, oppure motivazionale, perché visto che mancava anche il discorso della motivazione? Ma forse solo motivazionale, perché il discorso tecnico non è che si può discutere. Un allenatore che ha fatto sempre bene, come l'ex allenatore della Fermana, Giudici, perciò no, è riuscito a creare quella determinazione nei giocatori e nei risultati. Giudici non si discute, Giudici è una persona che di calcio lo sa, lo capisce e lo sa insegnare. A Fermo già c'era stato nel settore giovanile e aveva lavorato bene. Poi il miracolo di Monte San Giusto, portata con Pantanetti in C2, è stato un ottimi risultati, vittoria del campionato. Io vedo che questo allenatore ha dato un po' più di tranquillità e determinazione alla squadra per risultati importanti, perché oltretutto essere arrivati dove siamo arrivati in Coppa Italia significa che in Italia siamo tra le 4-5 squadre più forti dell'eccellenza. Speriamo bene, facciamoci questa Santa Pasqua che sta per arrivare in tranquillità, preghiamo per chi non ci vuole bene, perché la Pasqua è la Pasqua della pace, significa che è troppo bello voler bene a chi ci vuole bene. Noi dobbiamo voler bene a chi ci vuole male. Bene, con questo augurio del nostro amico Manfredo Merli chiudiamo questa nuova puntata del Salotto Canarino. Siamo stati ospiti di Giorgio Fabiani, che è sponsor principale della Fermana, nonché socio. Qui quello che vedete qui alle nostre spalle è il suo outlet, che si trova a Fermo in Contrada Paludi, e si trova proprio sopra la sua industria e il suo calzaturificio. Sono stati ospiti della nostra puntata e gli ultimi due arrivati dalla Fermana, cioè Nicolò Bacchiocchi, centrocampista, e Francesco De Rosa, difensore. Bene, con questo vi ringraziamo e l'appuntamento è per la prossima puntata del Salotto Canarino. C'è una nuova dimora per tutti gli sportivi di Fermo, Sport Cash. Non solo centro scommesse sportive Sisal, ma anche bar, sala slot, videolotteri e tutto il calcio in diretta TV.
Fai la giocata giusta. Qualunque sia la tua squadra del cuore, Sport Cash ti aspetta tutti i giorni a Fermo nei rinnovati locali di Via Spontini, zona Viale Trento.